Are you ready for it? Bentornati in questo nuovo video. Sono qui oggi con Isterica, che abbiamo appena finito di montare, perché vorremmo, si è appoggiata, cominciare la seconda settimana di vlog a questo bellissimo stage di Paolo Sareni a cui siamo. Se non avete visto il primo vlog, ve lo lascio nella i, che credo sia di qua, ma sono sul telefono quindi non mi ricordo da che parte stanno le i. Comunque ve lo lascio nella i così potete andarvelo a vedere. Vi consiglio di vedere prima il primo, se no non si capisce molto. Tu avevi il naso sporco, ora che ci penso, vabbè, appoggiati. E abbiamo appena finito di montare, oggi è sabato mattina e abbiamo lavorato in piano. E niente, tutto ciò che abbiamo fatto i giorni scorsi è nell'altro vlog, quindi andatelo a vedere. La principessa qua si è bella che è appoggiata. Qui c'è Domenino e Ludo. Ciao Ludo! Ciao. Che stanno facendo il doccino e poi tocca a noi. Yeah! E quindi niente, abbiamo lavorato in piano su delle barriere, abbiamo fatto un esercizio difficile. Ludo, era difficile? Sì. Sì, lo definirei difficile, però dai, siamo state abbastanza brave. Poi adesso stanno montando Chiara e Martina, che sono le altre due ragazze che vanno stage con noi, i loro cavalli. Poi vengono due allieve di Paolo e poi alle 11 rimontiamo noi. Io monto la cavalla baia che avete già visto nell'altro vlog, e Ludo monta il cavallo grigio che ha già montato l'altro giorno e non so cosa faremo, e poi faremo un sacco di altre cose oggi e nei prossimi giorni, quindi continuate a guardare questo vlog. Sorridi Ica, sorridi, mi sta respirando. Sembra un aereo che sta per decollare. Abbiamo docciated the horses e dopo, visto che secondo me dall'altro vlog non si è capito molto com'è tipo strutturato questo maneggio, vi facciamo un piccolo tour, anche se oggi, magari nei prossimi giorni, perché oggi abbiamo tipo milioni di cose da fare. Magari faremo il tour. Manda un bacino. Ah. Ok, sto riprendendo Ludo che sale. Ludo, però devi fare la stessa performance dell'altro giorno. No, vabbè, troppo forte. Ciao! Va bene, meglio. Cioè, ma si può! Ciao. Ma si può! Ma si può! Andiamo a casa noi? Guarda come ti ho lavato. Sta gocciolando tutto. Sì, perché l'ho bagnato tutta la nasalina. Vero? Adesso andiamo a casa. Arrivederci, grazie. Ciao amica. Andiamo. Ciao, ciao, ciao. E abbiamo giampato e adesso stiamo andando a prendere la sorellina di Domino. La facciamo saltare. In libertà. E adesso Ludo vi farà vedere. Faremo un video. Adesso sì, ci fai vedere come Perni porta. Certo. Alla lunghina la nostra. Vi riprenderò mentre cammino. Che uccide Perni, che mi calpesta. Ok, va bene. No. Il punto è che i cavalli giovani. Aspetta, devo andare più avanti. È ancora stato in sé. Vieni amica. Oddio il mondo, che bello. Ai Perni non è stato insegnato come si sta il mondo ancora. Quindi non sanno gestire gli umani. E niente, quanto è bella. Sì, bellissima. Questa viene alta però, secondo me. Sta andando storta. Guarda come cammina. Una princi. È una futura princi. Oh, vai che ha aumentato il passo, Ludo. Vuole dire che stai andando... piano. Sì. No. Ciao, ciao. Ciao. Brava, tata. Ciao! Guarda che carina, vuole bene. Che bella! Ciao Ica! Elicottera! Ludo, sei sveglia? Andiamo? Andiamo dai Ludo! Ciao, ciao!
Bella faccia. Questa è la faccia delle persone che sono appena svegliate. Soprattutto la voce. No. Abbiamo fatto mezz'oretta di pisolino bellissimo. E adesso siamo cariche per sederci all'aria condizionata a guardare le lezioni. Ma mi sa che non c'è ancora dentro. Un po' silenzio. Ah no, sì. Sì. E basta. A dopo. Ciao. 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 Allora io sono la videomaker. È bloccato. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Ma come avete visto, ho appena lasciato libera Icca. E questa non è Icca, è un'altra cavalla che ho appena tolto dalla giostra e sto andando tipo fino a là in fondo alla sua scuderia a rimetterla a casa. E basta, è molto, apprezza molto la mia compagnia. E niente, adesso andiamo a casa a cavallo. Così mangi la pappa, sei felice? Mangi la pappa! Cosa? Quanto sono guzza. Ludo, guarda, c'ho il ciuffo anche da vera beauty guru. Da dove mi è uscito? Stiamo andando da una puledra di 5 anni che abbiamo notato essere piuttosto sudata, e quindi le facciamo una bella doccia e la cambiamo un po', perché non è normale che sia così sudata. E basta. Brava Ludo. Cioè, in realtà io l'ho fatta tutta la doccia e Ludo sta solamente spugnando la faccia. Io l'ho messa in doccia. Mi sta leccando Icca, si è mangiato i miei capelli. Amore. Facciamo il video a Ludo, mentre tu mi lecchi. Brava amica. Guardala. Brava tata. Guarda. Brava, baciacino. Baciacino, baciacino. Guarda, mi lecca tu. C'è il ventilatore della Princi. Della Princi. Bene, say bye. Ciao, io ho 5 anni e mi piace sudare nel box.
Ciao, ciao, ciao. Guarda Domino che si gratta. No, no, è scomparso. Ciao, Ludo. Abbiamo adocciated, poi abbiamo chiuso tutto. Abbiamo... Abbiamo fatto un check dell'acqua, di tutte le cose. Adesso andiamo in camera e poi dobbiamo riscendere dopo a chiudere tutto. Dai, Gary, sì. Dai, Gary, dai, andiamo. Dai. Non si smuovono. Dai, Gary, andiamo. Dai. Se dentro. Lo prendo, mi morde, dai. Ma che ti morde? Dai, Gary. Andiamo, Gary, dai. Dai, dai, fai piano. Come si chiama? Aspetta, tu com'è che ti chiama? Però lei è sorda. Piano. Si chiama, era femmina. Piano. Gary. Amendola. Amendola. Dai, Gary, andiamo. Noi abbiamo, diamogli i biscotti, quelli dei cavalli che Oddio, si è alzato. Andiamo, Gary. Gary, andiamo. Gary. Gary. Oddio, non si tiene. Gary. Spingi, Gary. Andiamo, Gary. E lei? No, no, si è placato. Andiamo, Gary. Cosa hai fatto allo stage? Ho addestrato i cani. Dai, che schifo. Andiamo, Gary. Dai. Vado a prendere i biscotti per cavalli. Arrivo. Non muovetevi di lì. Giuro che si mangiano i biscotti per cavalli. Non si vede niente. Quindi secondo me funzionano. Vieni, Gary, guarda. No, non lo andiamo, Gary. Pappa. Ma non è lo Dagliene c'è. Uno all'altro cavallo. Altro dai, cane. Andiamo. Fai la strada. Dai, Gary, non abbiamo tutto il giorno. Andiamo. Dai, andiamo a dormire. Dai, oddio, mi Io ho sonno, dai. Gary. Lei ha capito. Dai, Gary, andiamo. Pappa. Brava. È vero, perché è lei quella che ci ruba i biscotti. Brava. Toh, mangiati quello. Andiamo. Dai, Gary. Forza. Ma l'avevi alzato, Ludo? Come avevi fatto? Dai, Gary. Vuole le coccole sto cane. Dai, andiamo, Gary. Quella io tengo. Io tengo lei. Dai, vieni, te ne do un altro. Ma chiama Gary. E così viene anche Gary. Andiamo. Chiama Gary. Non puoi, cane, non puoi chiamare Gary. No, tu chiama Gary, io le do questo. Gary arriva. Gary. No, guarda, altra pappa. Tieni. Oddio, che paura. No, non la... No, guarda, lì, cane. Guarda, la pappa per i gatti. Ah, come per i gatti. Ma no, è per cani, è enorme. Sono croccette enormi. Aspetta, tu tieni qua questa, sennò sì. Esce. No, cane, ferma. Ferma, ferma. Devi alzare, non... Placati. Dai. Ferma, Seduta. No, non funziona. Com'è che si chiamava? Non mi ricordo più come si... È sdraiato. Tu stai lì ferma. Seduta. Uno, due, tre. Stella. Beh, ci risentiamo quando riusciamo a far entrare i cani, Tu stai lì, ciao. Raga, galoppa, ma io non ci credo. Bravi, mangiate i biscotti. Chiudi la porta. Io chiudo la porta perché... Allora, sto portone pesa. Ok, dobbiamo chiuderci fuori noi però, ricordiamoci. Chiudiamo. Eccoli, bravi che siete entrati. Dopo 20 minuti. Ok. Ciao, patatino. Ciao. Ciao, ciao. Cosa c'è? Prendiamo l'acqua. Brava, bravissima. Compliments. Che dici, Domino, è sufficiente? Vedi, beve. Wow. Ci ha fregato. Vuol dire che ha sete e vuole l'acqua. Guarda, attenta che c'è la lingua, guarda che poi tira fuori. Apri, eccolo. Schifoso. Dai, prendi qualcosa. Schifoso. Una... I know you. Amore. Ciao, patatino. Ciao. Ciao, patato. Ti ricordi di me? Guarda che belli i miei capelli. Che dici, ti piacciono? Ti piacciono? No, ho detto di no. Cattivo. Beh, in effetti non sono proprio da messa in piega. Adesso Ludo ti porta l'acqua. L'acqua. Cheese. Patatino. Ciao, amore. Sei felice che diamo un po' di acqua anche a te? Vero che sei felice? Adesso la Ludo te la sta prendendo. Guarda come è messo. La bella lavanda. Dai, Ludo, non abbiamo tutta la notte, ho sonno. Che lava i fazzoletti per i cavallini. Che... Oh, piano, dentro. Abbiamo l'acqua per te. Guarda come la metti. Che prodigio.
L'hai traumatizzato. Ludo. Brava. Togliamogli la mangiatoia. No, no, aspetta, fammi uscire, poi bevi. Ciao, buonanotte. Adesso ci mettiamo 20 minuti a chiudere il tuo box. A domani. Ciao, ciao. Agile. Agilissima. Ciao, amore, buongiorno. Buongiorno. Ma sgocciola tutto che è appena venuto. Sì, che sei bella. Ciao, patatina. Ci siamo messi i pantaloncini perché... E andiamo di là a scoprire cosa faremo della nostra giornata. Ciao patata. Ci vediamo dopo. Non mi sgocciolare addosso. Smetti. Mosci. Vado a salutare Domino, va bene? Non ti abbandono. No, amore. Cosa fai? Mi ha bagnato tutto, sembra che mi sono fatta la pipì addosso. Ciao. Ciao. Non risponde. Adesso ti svegli tranquilla. Qui c'è la mia friend, annuito, ha detto che siamo friend. E niente, oggi le ho messo la cuffietta di Icca perché non ne trovavo un'altra. E basta, stiamo aspettando Paolo. Sei carica? Ludo non aveva molto intenzione di montare. Io gli ho detto, Ludo, ma se non vuoi montare, non montare. Gli fa, sì sì, ma adesso mi sveglio. E non mi sembra che si sia molto svegliata. Vabbè, a dopo Ludo. Calma. Quanto sei bella che annuisci. Ma sei troppo simpatica. Quanto sei bella. Dai, vieni che ti faccio i piedi. Stai lì? Bella che sei. Sofina. Non si può. Ma sei bellissima. Buona, miam. Buona l'acqua. Grazie. Basta acqua, che dici? Abbiamo un po' il collo e la faccia. Non apprezzi la faccia. Stop, lavata, sei lavata. Felice? Molto bene. Ludo, perché cammini così veloce? Ah, quanto sei intelligente. Troppo. Ah, io no. No. Io in questa vacanza sto camminando veramente piano. Non ho mai camminato così piano nella mia vita. E voi non conoscete Perni, ma Perni cammina troppo veloce. Molto veloce. Basta, abbiamo montato gli orsi. Belli i piedi, belli. Ma cos'ho qua? La testa, i capelli. I capelli. Un indovinello. Sì. Io ho gli occhiali. Oh, da solo in testa, ma... Non c'è il sole. Siamo anche al chiuso. Ok, meglio. E basta. Io sonno. Io ho dormito anche oggi. Hai dormito? Sì. Io oggi risento del mio inesistente pisolino. Io ho dormito 30 minuti. Illusa. E secondo me di più. No. Dici. Allora lo so. Dentro, ti prendi forte. Fuori... Allora ragazzi, fuori da questa situazione. Beh, non si vede niente. Il cioccolato molle. Sì, Paolo. No. Dai. Sì, Paolo. Lo so, sono tutti aperti, rotti. È da un po' di giorni che spulciamo quelli buoni. Tu hai detto che non scade, però non sono molto invitanti così. E passarono quattro giorni che a pausa. Stiamo aspettando ragazzi, che si sono bloccate sul giornale. Prendersi di cioccolato. Non tanto invitante, un altro. Si vede la festa. Si vede, si vede. Saluta Paolo.
Ciao Ludo. No. Cos'è? Cosa? Questo. Ciao Ludo. Vai, dite a tutti cosa ho fatto. La Perni è stata molto brava, ci ha fatto la cena. Grazie. Gli ho fatto una bellissima pasta rossa. Al sugo grande... pomodoro, si dice. Rossa. Beh, gli ho fatto la pasta rossa e quindi stasera mangiano. Esatto. Se ridete, sì. Siamo molto felici. Ciao, patatoro. Hai smesso di... C'è il naso che gocciola. Cosa hai fatto? Sei morta. Schifosa. Guarda che ti sei pure spellata il naso, che ti ho dovuto mettere la crema. Rimbambita. Occhioni. Vado a vedere la tua amica. Ciao. È tipo delle bambole, l'hai rubato alle bambole? Ah, perché è piccolo? Dimensione bebè. Vabbè, devo andare a vedere The Horse. Bye. Buongiorno guys, vi volevo dire che, oh mio Dio come sono bianca, il vlog, quello che voi avete già visto lunedì scorso, è stato... Ciao amore! È stato letteralmente un parto da caricare perché non si caricava, ci ho messo un po' meno di 24 ore per caricarti un video e di solito ci metto veramente molto meno. Ciao amore, ciao amore, ciao amore. E quindi niente, ci ha messo tantissimo a caricarsi, grazie, ti voglio bene anch'io. E... Tupila. E niente, adesso comincio a preparare, montiamo alle 10, oggi molto più tardi del solito. Ciao Ludo, ciao Do. Ciao, ciao Ruth. Patata, sei riaddormentata. Ciao Domino, ciao Ludo. Dove ci faccio per un cavallo? Vai Ludo, mostraci. Sei troppo alta, volevi... Sono piccola. Vai. Ma ci provo. Vai. Ma che prodigio. Wow. Grazie. Intanto lì c'è il nostro amico che ha galoppato un po'. Io mi sono messa vicino alla cacca, sento un certo odorino. E niente. Belli. Basta, stiamo facendo dis dopo che abbiamo montato. E basta. Io ho fame. Che ore sono? Ora di pranzo. 11:50. Ma 11:50 è mezzogiorno, ora di mangiare. Adesso gli andiamo a fare una bella doccia. Oggi pensavo mi venisse addosso. Una bella doccia e poi andiamo a mangiare. Ma ciao! Ciao amore! Ciao amore! Cosa fai? Cosa fai? Cosa c'è? Cosa c'è qua? Cosa c'è? Ciao! Indovinate chi si è appena svegliato? Perni. Indovinate chi sta rompendo Perni? Sempre drogata, guardati. Ma io mi sono appena svegliata, non so neanche dove siamo, come mi chiamo. Chiami Pernilla, tranquilla. Bello il neo qua. Ce l'ho da quando sono nata. Meno male. No, dai, perché sei sopra di me? Perché sì. Perché ti dimostro tanto bene. No, Perni! No, no, no! No, te l'ho rirotta. Oh. Sto capendo. Oh. No, ma raga. Perni si è slogata di nuovo. Te la rimetto dentro io. L'ho messa. Dovina. Top. Non se l'aspettavo. Ma che 3 anni. Pure rotolarsi tutta. Beh, bello. Ok, vediamo l'agilità. Brava! Top! Brava, Topolina! Brava! Puoi continuare ad annusare in giro ora. Brava, brava, brava.
Ma si rirotola allo stesso punto. Ciao brutta. Brava. Allora, ci hanno portato. Cos'è che abbiamo preso le linguine all'astice io e Ludo? E quindi ci hanno dato il bavaglino. Ludo! Guardi! Ma che belli tutte quelle. C'erano? Neanche Paolo? Paolo ha preso la pizza. Yes! Buonasera, guys! In realtà non ci parliamo da un sacco di ore e oggi pomeriggio ognuno di noi ha parlato da sola per tipo 45 minuti, mezz'ora ciascuna, con la psicologa sportiva Elena Giulia Montorsi, che se siete della Lombardia secondo me conoscete o comunque. Vabbè, io vado, un bacio. Avete già sentito. E niente, è stato strautile secondo me. Io palesemente ho pianto per 45 minuti, ma lo sapevo che avrei pianto e quindi. Vabbè, comunque è stato super utile. Dai ragazzi, sto facendo il vlog. Ciao, poi nasino. E niente, poi già abbiamo lasciato scosso sia un cavallo sauro. Ciao, ciao, ciao. Che la sorellina di Domino. E niente, li abbiamo lasciati un po' scossi perché così sono mossi un po'. Poi la principe ce l'ho montata stamattina. E patata. Patatina. Niente, domani mattina viene Filippo Bologna a farci montare. Vero, ma quanto sei bella. E salteremo un po'. Ciao, patata. E niente, quindi direi che oggi possiamo terminare qua. Ma bentornate! Ciao, Berni! Ciao, cari! A casa! Amore! Abbiamo trovato un ragno pure in cucina. Oh, ma c'è il flash! Ciao, amore! Bella la cofana! Tutto bene? Sì. Vi siete divertiti a guardare Temptation Island? Guarda, che trash assurdo! Che trash! Cioè, tu Chiara che dici? Qua, così, eh? Così. Torero. Bello. Sto sistemando, non vedi? Top. Vabbè, buonanotte. No, mi cofano. Buonanotte. Ciao. 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 Buongiorno. Buongiorno, lingua. L'abbiamo vista tutti, eh? Eccola. E tu? Ciao! Coccolino! Che lei sembra appesa la Ciao! Sono qua! Eccola la lingua! Della nostra amica! È morbidissima la sua lingua, sì, sai? Davvero? Sì! Vieni! Vai, metti la mano! Senti com'è soffice! Ma... Aspetta che mi pulisco! Anch'io! Ecco a cosa serve la nasalina. Grazie cara. Buongiorno comunque. Ciao. Ciao Domino. Ci siamo seduti sulla balla perché dobbiamo aspettare Karen e Filippo per montare. Ho appena spiegato a Ludo come si mette il cap. Perché Perni può alle 8:51 del mattino. Icca, cosa hai fatto? Domino guarda Perni. Ah, brava Icca. Vai Perni. Brava Tata. Bravo Domino, bravo, bravo anche tu, bravo, bravo, bravo. Brava Ludo, brava, 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 brava. Vado a sbagliare. Vai. Che puzza, ciao Paolo! Ok. Buono, alt. Il ritmo e pensa subito a girare, pensa solo a girare. Buono, alt. Buono, buono. No, get down. Guarda, che agilità. No, vai, scendi, fermo, veloce. Fermo. No. Madonna, che agile. Bravo, Domino. Brava, Icca. Bene, abbiamo finito. Ludo, sei soddisfatta di oggi? Come saltava il tuo cavallo? Super.
Ma che cavallo ti ho venduto? Ma che cavallo è? Sì, ma non è no. Per te. No, no, Icca, Icca, Domino, Icca, Icca, Domino. No, dai, no, Ludo, Ludo, Ludo. Ciao, saluta, say bye. Amori. Ciao, amori. Ma quanto siete belli. Oh, c'è anche Ludo ora. Allora, allora, a Arkbok. Evoluzione di Arbok, Arbok, scherzavo. No, Arbok. Arbok. Evolve in di Snake. E Ekans. No, scusa, di Ekans. Ekans. Ekans e Arbok sono il contrario di Snake e di Cobra. Poi Raichu. Pikachu. Top. Pikachu. Sandshrew. Sandshrew. Non ce l'abbiamo. Non li so pronunciare. Zero 027 Pokémon 027 Sandlash. Sandlash. Bravissimi. Promossi a Pokémon Ari. Allenatori di Ludo. Ti amo. Dai, così mi aiuti. Prepara la cavalla. Come no? Dai, Ludo. Come hai freddo? Non ce l'ho. Se non ti metti sotto le coperte. Sono al contrario. Appunto. Buongiorno, Ludo. Ti amo. Va bene, mi alzo. Top. Contrattore in tangenziale. Andiamo a guardate questo top istruttore federale che ci batte il campo. Che uomo! Che uomo! Non sente! Aprimi il cancello! Vai Marti, vai, apri Marti! Il veloce! Adesso prenderà! No, bravo! Perni ha appena finito di montare la mia cavalla adottiva che mi mancherà un sacco. È stato super bravo, ha fatto un sacco di cose. No, ti giuro, mi sono straaffezionata, è davvero una topina. E ho lavorato in piano, ho fatto delle robe tipo super da dressage professionale. E le ho fatte, cioè nel senso lei le sa fare, quindi io dovevo tipo chiederle la cosa giusta. Però lei è stata molto brava. Bella. Oh, qualcuno ha tossito. Perni, basta. È stato Paolo. Ah. Adesso stiamo andando in clubhouse a mangiare del cioccolato e basta. Non e siamo basta. State in piscina anche oggi. Siamo state tipo due volte. Perché io e Perni abbiamo dormito. Abbiamo fatto il pisolo, palese. Come sempre. No, top. Guardatemi 5 minuti da adesso. Ah, io stai qua così. Certo. Ti stanno infilando la... Per vedere se era febbre, patata. Vai che è incinta, Chiara, non le scureggiare in faccia. Beh, aria sana almeno. Pulita. Pulita. Top, e si sta qua 5 minuti. Allora, adesso vi faremo un po' il big tour di questo bellissimo posto che si chiama Top Flight Equestrian. Grazie, macchina, gentilissima. Top Flight Equestrian è a Orzi Nuovi e niente, adesso siamo in cima di fronte alla porta della nostra stanza e scenderemo la scala a chiocciola e vi facciamo vedere tutto. Allora, letteralmente scesi dalla scala abbiamo il sedere di Stefa. Scusate, sta mangiando. E poi vabbè, qui c'è il box di Domino, ci sono altri box. E facendo il giro, adesso vi portiamo. Qua c'è la nostra scuderia. In cui ci sono 7 box. E c'è anche la doccia e c'è anche la selleria di là. Quindi qua c'è Icca. Ciao patatina, ciao amore. Ciao patata. Qui c'è Dominino. Arrabbiato, strano. Ma è arrabbiato. Poi abbiamo spostato la mia amica con la che ho montato in These Days. Ciao. L'abbiamo messa qui. E poi vabbè ci sono The Other Horses e altri horses che abbiamo montato. Poi uscendo dalla scuderia vi faccio vedere Derisa Piazzale. Derisa Piazzale in cui c'è Ludovica. E poi vi facciamo vedere di qua, che è una cosa che vabbè ci avete visto magari un po' nelle storie. Qui c'è un'altra scuderia dove ci sono 4 box, 2 di qua e 2 di qua. E qui vabbè c'è un po' di erba dove li abbiamo fatti mangiare a volte. Vedete che bella luce che c'è. Ok, allora vi facciamo vedere, qui c'è tutto il vialetto, in cui tra l'altro noi quando usciamo di lì con i cavalli facciamo il vialetto a piedi, cioè con i cavalli a mano, facciamo tutto questo vialetto, adesso lo vedrete in fast motion.
Allora, qui c'è il campo, adesso vi facciamo vedere. La velina Ludo ci apre la porta. Top. E questo è il campo, bellissimo, super grande, lì c'è il trattore e qui c'è il nettapiedi perché prima di uscire bisogna sempre fare i piedi. Infatti noi scendiamo e facciamo i piedi. Poi lì ci sono tutti i pilieri e tutte le volte Paolo rimette su tutte le barriere su tutti i pilieri, è una cosa molto carina che boh, tiene stra in ordine, perché così poi può battere il campo senza tutte le barriere e i salti in mezzo, è una cosa molto intelligente. Quella è la clubhouse, dopo vi portiamo. Ludo, velina, chiude la porta. Che donna, mettila bene dentro, eh. Uscendo di qua abbiamo innanzitutto un bellissimo tramonto che non si vede, guardate che bello, con l'uccellino che passa, meraviglioso. Qui c'è la bellissima piscina in cui, vabbè, ci avete visto un paio di volte, ma in realtà siamo state veramente, veramente poco. Le altre ragazze sono state un giorno in più, noi dormivamo, strano. E c'è la bellissima piscina con tutti i lettini, ombrellone, di nuovo il tramonto, very nice. C'è un gazebo. E lì invece c'è un'altra scuderia che adesso andremo a vedere. Che... Stavo ammazzando, Ludo. Bene. Di qua c'è tutto il viaggetto. E qui c'è la scuderia dei privati, quindi degli allievi di Paolo, che comunque abbiamo quasi tutti conosciuto. E qua niente, ci sono i loro cavalli, non so, avete presente con gli esseri lì. Questo qui è il cavallosauro che abbiamo liberato, che in questo momento sta bevendo. Poi questo qui è il cavallo che ha montato Paolo. Ciao patato! E niente, quindi avete visto anche lui e basta. Poi qua c'è il fienile, oggi abbiamo dato da mangiare anche a questi cavalli. Che brave, che brave. E poi abbiamo fatto la doccia a il grigio, gli abbiamo fatto la doccia qua. Troppo forti. E adesso vi facciamo vedere la clubhouse, che è molto molto carina e ci piace molto. Ciao cavalli! Quindi appunto usciti da lì, che è la scuderia, c'è questo bellissimo vialetto. Loro entrano da qua, che è un'altra porta, c'è un altro nettapiedi, non vi preoccupate. Qui c'è la clubhouse con la scaletta, su cui adesso vedrete le mie gambe. Da qua si vede il campo, stracomodo, molto molto comodo. Ludo, velina, apri la porta, che donna. Ta-da. Abbiamo i bellissimi due cosi su cui noi stavamo perennemente seduti, molto comodi. E poi ci sono queste poltrone che sono molto molto comode. Qui c'è il cioccolato e le caramelle, sono stati rinfoltiti e molto buoni. E altre sedie, e lì c'è il bagno in cui la gente si può cambiare. Frigo con l'acqua, un sacco di cose. Poi c'è anche il defibrillatore in caso di emergenza. Poi qui ci sono tutte le finestre, da qui si vede il campo. E poi c'è quello che fa l'aria condizionata, che è bellissimo. Grazie Ludo che mi chiudi dentro, molto gentile. Grazie. E niente, l'ultima cosa che non vi abbiamo fatto vedere è la giostra. Adesso vi riportiamo di là perché è di là vicino alla nostra scuderia. Non vi abbiamo fatto vedere la nostra camera perché soprattutto la mia parte è veramente in disordine. Il punto è che io non sono una persona disordinata, quindi... Boh, è un casino assurdo, seriamente, quindi meglio non farvela vedere. E poi c'è una cucina in cui facciamo colazione, a volte mangiamo, che vabbè non vi abbiamo fatto vedere ma penso che sopravviverete. Poi lì c'è un altro gazebo in cui abbiamo cenato una sera, che abbiamo fatto barbecue. Barbecue grigliata, molto molto buono, ci è molto molto piaciuto. Qua ci sono i cavalli che ci guardano. Ciao, questo è il grigio che ha montato Ludo e questa è la sorella di Domino, l'ho detto 8 volte. E qua dietro c'è la giostra e niente, è una normalissima giostra in cui i cavalli camminano. Wow! E niente, questa è la giostra, Ludo che cecca la giostra. E niente, direi che vi abbiamo fatto vedere tutto. Sappiate che eravamo nel letto a editare il video e abbiamo detto però non abbiamo ancora fatto il tour, quindi ci siamo alzate. E l'abbiamo letteralmente appena fatto. Mitiche. Ludo ha dato la forza a Perni, sì, per fare questa tour. E quindi niente, l'abbiamo appena fatto e siamo due bravissime donne. Adesso torniamo a salutare The Horses, poi torniamo su a editare questo vlog. Vlog! E basta, basta. Ah, poi ecco, i protagonisti di questo vlog sono Amy, che è lei, Gary, che è lui, e il gatto rosso si chiama... No vabbè, non l'ho inquadrato, è salito sulla scala. Beh, un gatto si chiama Tom e l'altro si chiama Jerry. Davvero? Sì. Ok, vi rifaccio vedere. Oh, c'è il sedere di Icca. Hey! Hey, horse! Madonna. Rischiate di ammazzarmi. Dodo che sale. Wow! Top model! E Perni risale le scale e noi torniamo in camera di editare. Something.
Ciao amore. Ciao. Buongiorno a tutti. Oggi è ufficialmente l'ultimo giorno e sono troppo triste perché c'è il sedere di Icca. Perché mi sono trovata troppo bene qua e quindi non venderò cosa. Anche perché poi oggi è mercoledì. Oh, ciao Ludo. Oggi è mercoledì e io non vedo Icca fino a lunedì perché lei va direttamente in vacanza e poi torna da lei, no? E quindi non la vedo fino a lunedì. E basta, adesso la preparo. Oh, buongiorno! La preparo e montiamo. E non so se un giorno scapperemo da qui. Ora non sei più mia ed io bevo alla tua. Ludo! Stai fissando il vuoto? Dai, vieni qua. Abbiamo appena... Guarda che carino! No, è pure scesa. Niente, abbiamo fatto the customs, abbiamo fatto the valigs, abbiamo appena pranzated, ho messo creme a the horses, ho messo via gli elettroliti e basta, sono ancora da fasciare i cavalli, ma dopo li fasciamo. Horses. E alle tipo 2 partiamo. Ora andiamo su tipo 10 minuti in camera e poi basta, saluteremo questo posto. Patata, guarda la cacca che ha appena fatto, grazie, molto gentile. Shanghai! Tuduale! Ciao patatino! Ciao ciao! Oh aspetta, c'era... Guarda, c'è... Cioè, com'è che si chiama? Gary. Ciao Gary! Ciao Gary Puzzo! Non l'ho ancora capito da quanto tempo. Lì ci sono i nostri cassoni. Ciao! Ciao Ludo! La verità che sei molto contenta di essere tornata dalla casa dalla tua mamma. Tantissimo, proprio tanto. Piangevo ogni sera perché si lamentava che voleva tornare a casa. Ma mamma, ecco. Ero lì, no, Terry, non piange. Ecco, è perché così quando si va a fare i campi estivi si piange perché poi manca la mamma. È vero? È assolutamente. Oh, brave ragazze, bentornate a casa. Siamo insieme, non piangevo solo io, anche Ludo proprio. Davvero? Immagino. Sarà contenta anche la mamma della Ludo, sì. Di sentire questa cosa. Ciao mangiacarote, lì c'è il mangiacarote intento a mangiare il fieno, bisognerà cambiargli il nomignolo. Ciao Domino, ciao Ciccio, ciao. Buongiorno a tutti, io sono a casa come potete notare, volevo solamente concludere questo vlog molto lungo e è venuto lunghissimo, cioè siete arrivati fino a qua, siete magici, veramente, complimenti. Spero che vi sia piaciuto questo e anche il vlog della settimana scorsa, se non l'avete ancora visto ve lo lascio qua in descrizione. Noi ci siamo divertiti davvero un sacco, io e Ludo, i cavalli sono stati davvero davvero bene, ci è piaciuta davvero tanto come esperienza, siamo veramente tanto felici, volevamo un sacco ringraziare anche Paolo per tutto, Chiara e tutti, cioè siete stati veramente carinissimi. Io volevo concludere questo video, se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un pregione su, fatemi sapere già nei commenti se sapevate già di Paolo, degli stage, se ci siete già stati, cose, siamo molto curiosi se dovete andarci quest'anno, così ricordate di iscrivervi al mio canale se non avete ancora fatto, dietro la campanella per non perdervi i prossimi video e vi mando un bacione gigante e un bacione al prossimo, ciao.